Lo scorso 14 novembre è stata fatta pervenire al governatore campano Stefano Caldoro una petizione popolare redatta e sottoscritta dai parlamentari Andrea Cioffi e Angelo Tofaro in collaborazione con cittadini ed attivisti del territorio come Franco Ortolani, Enrico Farina, Giuseppe Di Giuseppe e Antonio Curcio. Petizione denominata Non sporcarti le mani, difendi il tuo territorio. Nel documento i rappresentanti sia a livello nazionale che locale del Movimento 5 Stelle chiedono tra le altre cose al presidente Caldoro di farsi portavoce dell'istanza dei cittadini promotori e firmatari della petizione popolare, al fine di dare atto in tempi urgenti all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 5 novembre, sollevando ricorso per incostituzionalità dell'articolo 38 del decreto legge Sblocca Italia, convertito in legge l'11 novembre scorso. I 5 Stelle chiedono inoltre a Caldoro di farsi promotore presso le altre regioni limitrofe come la Basilicata, la Calabria, la Puglia, il Lazio e il Molise di una proposta di referendum abrogativo dell'articolo 38 dello Sblocca Italia e di sollecitare gli organi istituzionali regionali alla stesura di una proposta di legge regionale finalizzata al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi. Sotto la lente di ingrandimento dei firmatari della petizione, quindi, la legittimità dell'articolo 38 in relazione alle garanzie sancite dalla Costituzione in favore degli enti locali e delle regioni. Ciò in palese contrasto, si legge nella petizione, con l'articolo 118 della Costituzione, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dello Stato, che può ritenersi legittimo solo quando si assicura la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o comunque attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali. Continua quindi la battaglia bipartisan nel Vallo di Diano contro le possibili attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nel nostro territorio, il cui avvio, come denunciato da più parti, è sicuramente agevolato dall'articolo 38 dello Sblocca Italia.